Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Siamo radunati oggi, solennità di Maria Santissima, Madre di Dio, primo giorno dell'anno civile, giornata mondiale della pace. La giornata di oggi ci ricorda una dimensione fondamentale della vita cristiana, quella cioè del perenne ricominciamento. Nella vita cristiana, nell'avventura della fede, è sempre possibile ricominciare, è sempre possibile iniziare. Riconosciamoci fragili, bisognosi di misericordia e di perdono, perché il Signore ci renda autentici testimoni del suo amore. Potente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax homini. Glorificamus.
Preghiamo, o Dio che nella verginità feconda di Maria hai donato agli uomini i beni della salvezza eterna, fa che sperimentiamo la sua intercessione, poiché per mezzo di lei abbiamo ricevuto l'autore della vita, Gesù Cristo tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli. Dal libro dei Numeri. Il Signore parlò a Mosè e disse: parla ad Aronne e ai suoi figli, dicendo: così benedirete gli Israeliti. Direte loro: ti benedica il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. Così porranno il mio nome sugli Israeliti ed io li benedirò. Parola di Dio. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. Dio abbia pietà di noi. Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. Dio amo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli, lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo spirito del suo Figlio, il quale grida: Abba, Padre. Quindi non sei più schiavo, ma figlio, e se figlio, sei anche erede per grazia di Dio. Parola di Dio. Molte volte, in diversi modi, nei tempi antichi, Dio ha parlato ai padri per mezzo dei profeti. Ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Alleluia, alleluia, alleluia.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Parola del Signore. Una grande bestemmia che talvolta si sente anche nei nostri ambienti, ahimè, soprattutto nei nostri ambienti, e suona così grosso modo: non c'è più niente da fare. Questo significa negare la speranza, questo significa negare la novità di Dio che si realizza nella vita degli uomini. Ecco che arrivano delle ricorrenze convenzionali. Oggi è il primo giorno dell'anno nostro, ma se andiamo, non so, in Asia, in Cina, eccetera, l'anno inizia in altre date. È un giorno convenzionale di misurazione del tempo, ma ci ricorda, da un punto di vista esistenziale, che c'è sempre qualcosa da poter fare, che non tutto è finito e concluso, non tutto è definitivamente chiuso. Abbiamo chiuso ieri un anno per iniziare subito un nuovo anno. E allora questo che cosa ci dice? Ci ricorda che affidarsi al Signore Gesù Cristo, vivere la sequela di Lui, accoglierlo nella nostra vita come la nostra pace, oggi giornata mondiale della pace, significa ricominciare, avere sempre possibilità di ricominciamento, di inizio. E in questa direzione vanno anche le letture che la Chiesa ci ha offerto in questi giorni, in questa giornata. Ci sono i pastori che vanno senza indugio. Hanno ricevuto un annuncio strano e senza guardare ai condizionamenti del tempo e dello spazio, di notte si mettono in cammino, dice il Vangelo, senza indugio. E questo senza indugio li porta ad incontrare Maria Giuseppe con il bambino adagiato nella mangiatoia, e rendono testimonianza
I pastori, gente nomade, gente abituata al cammino, allo spostamento, al movimento, finalmente hanno trovato un punto di riferimento che impedisce di camminare a vuoto, di girare a vuoto, ma nel loro pellegrinare è e resta punto insostituibile di verità e di vita, questo bimbo. E diffondono e condividono, anche senza capire molto, incominciando da Maria, la quale non ha detto il suo sì, con il quale si è rimesso nelle mani di Dio totalmente, ma non ha mica capito tutto. Non ha mica capito come andava a finire questa vicenda, questa avventura che l'angelo le prospettava. Sarai la madre del figlio di Dio. E il non capire non l'ha chiusa alla novità di Dio, bensì l'ha aperta a questa novità. Ella custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. E i pastori glorificano e lodano Dio. E passano i giorni. Bisogna dare un nome a questo bambino. E quale nome più appropriato può essere se non Gesù? Gesù è nome ebraico che tradotto in italiano significa Dio Salvatore, Dio salva. Davvero è venuto in mezzo a noi colui che rende nuove tutte le cose, colui che salva l'uomo dal vecchiume del cuore, colui che strappa gli uomini e le donne di ieri, di oggi e di sempre, li strappa dal già detto, dal già fatto e da quella specie di rassegnazione, che rassegnazione non è, ma è negazione della potenza di Dio, non c'è più niente da fare. Essere salvati da questo, non c'è più niente da fare. Il guardarsi attorno, e giungere a questa amara conclusione non è da credenti, non è da cristiani, non è da figli di Dio, perché il nostro Dio è il Dio della perenne novità, inedita, dell'inedito suo. È il Dio della speranza, cioè è il Dio dell'impossibile umano. Che cosa dice l'angelo a Maria? Com'è possibile? Non conosco uomo. Nulla è impossibile a Dio. Vedete, oggi, celebrando Maria, madre di Dio, vogliamo celebrare il Dio dell'impossibile umano. Quello che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. E Gesù, già con il suo nome, ce lo rivela, ce lo mostra e ci incoraggia a riprendere la strada, a rivivere questo tratto di vita, perché Lui è la novità assoluta. Il motto di Sant'Ambrogio, vescovo di Milano: Nova Dei semper querere, cercare sempre la novità di Dio. Oggi, primo giorno dell'anno, è l'invito a cercare sempre la novità di Dio. Di quel Dio che, quando è venuto alla pienezza del tempo, ci ha detto la seconda lettura, non ha esitato a mandare il suo figlio. E qui mi viene in mente
quella canzoncina che si cantava nelle nostre parrocchie fino a non molto tempo fa, e che sinteticamente esprime tutto il movimento della salvezza. Dio si è fatto come noi, ma non per lasciarci come siamo, Attenti. Dio si è fatto come noi per farci come Lui. Io, Vescovo, sono chiamato a farmi vicino al mio popolo, al popolo che il Signore mi affida, ma non per lasciarlo così come l'ho trovato, ma per farlo crescere. Gli educatori, i professori, i maestri, i sacerdoti, chiamati a farsi vicini a coloro a cui sono mandati, ma per aiutarli a crescere. Un grande prete del secolo scorso, Don Lorenzo Milani di Firenze, diceva ai suoi ragazzi ignoranti delle montagne, quando mette su quella scuola straordinaria, la scuola di Barbiana, dice: io mi devo scendere al vostro livello, ma non per lasciarvi al vostro livello, perché a 10 ignoranti se ne aggiunge un altro e sono 11. Io devo calarmi al vostro livello per tirarvi su e farvi salire al mio livello culturale. Lui parlava della scuola, delle conoscenze, ma questo vale per la vita. Dire queste cose significa andare contro la mentalità corrente, la mentalità diffusa, la mentalità consumistica. Bisogna farsi vicini, certo, certo, ma per crescere, per crescere. Allora Dio mandò il suo figlio, che si è fatto uomo tra gli uomini, perché noi ricevessimo l'adozione a figli di Dio. Dio si è fatto come noi per farci come Lui. Ricordiamolo in questi giorni, questo ritornello. Vedete, in sintesi c'è tutto il movimento della salvezza, e per chi conosce queste cose c'è in sintesi tutta la teologia di San Tommaso d'Aquino, il quale in tutti quei suoi volumi non fa altro che spiegare, mostrare il Dio che si fa vicino agli uomini, ma non per lasciarli abbandonati a se stessi, ma per farli crescere nella stessa vita di Dio. E allora acquista un senso sempre nuovo la prima lettura, quella che ci riporta la benedizione di Aronne. Parla ad Aronne e ai suoi figli: così benedirete gli israeliti. È una parola di benedizione. Allora vogliamo iniziare bene questo anno? Iniziamolo con una parola di benedizione. Ecco un invito allora. Tornando a casa questa sera, facciamo un po' memoria dell'anno passato, della nostra vita, guardiamoci attorno e chiediamo al Signore la grazia di pronunciare parole di benedizione anche e soprattutto verso chi nei nostri riguardi pronuncia parole malevole e di maledizione. Alla maledizione noi rispondiamo con la benedizione. I figli di Dio sono i figli della benedizione. Noi siamo i figli della benedizione, benedetti da Dio perché possiamo benedirlo a nome di tutta quanta l'umanità. Auguri e buon anno.
Credo in un solo Dio. Le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno risuscitato, secondo le scritture, e salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita, procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica ed apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Thank you.
pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. O Dio, che nella tua provvidenza dà inizio e compimento a tutto il bene che è nel mondo, concedi a noi, nella solennità della divina maternità di Maria, di gustare le primizie del tuo amore misericordioso, per goderne felicemente i frutti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella solennità della divina maternità della Beata Sempre Vergine Maria. Per opera dello Spirito Santo ha concepito il tuo unico figlio e sempre intatta nella sua gloria virginale ha irradiato sul mondo la luce eterna, Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la Tua grandezza, le dominazioni Ti adorano, le potenze Ti venerano con tremore, a Te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione,
prese il pane, rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Anticipiamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione e l'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno santissimo in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli, tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore Gesù è la nostra salvezza, Lui è il Salvatore, Lui è la nostra pace. Insieme con Lui invochiamo colui dal quale Lui proviene e che è la fonte della pace. Con Lui, fratello nostro, invochiamo per noi e per il mondo il dono della pace che viene da Dio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati,
ma alla fede della tua Chiesa donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. E con il tuo spirito. Con un inchino ci scambiamo quella pace che il Signore ci ha appena donato. Colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, sono degno di partecipare alla donenza, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
Preghiamo. I sacramenti ricevuti con gioia, oh Signore, conducano alla vita eterna noi che ci gloriamo di riconoscere la beata sempre Vergine Maria, madre del tuo Figlio e madre della Chiesa, per Cristo nostro Signore. Per la benedizione. Per la benedizione finale uso la formula tratta dal libro dei numeri dell'Antico Testamento, la benedizione di Aronne che abbiamo ascoltato nella prima lettura. È da secoli che vengono pronunciate queste parole per benedire il popolo di Dio, il popolo della prima alleanza, il popolo della nuova ed eterna alleanza che siamo noi. Che il Signore accolga il nostro grido di invocazione, il nostro bisogno di salvezza e risponda con la sua benedizione. Unita alla benedizione ci sono gli auguri per il nuovo anno, diciamo meglio, per l'inizio di questo nuovo anno, estensibili ovviamente a tutte le persone a voi care che vivono soprattutto la sofferenza, il dolore e la emarginazione, il dolore del corpo, il dolore dello spirito. A tutti giunga il balsamo della consolazione divina. Pensate, con queste parole venivano usate da Francesco d'Assisi, quando qualcuno gli chiedeva la benedizione, lui usava proprio queste parole. Con esse invoco la benedizione su di voi e sulla nostra diocesi. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Faccia risplendere su di voi il suo volto e vi faccia grazia. Rivolga su di voi il suo volto e vi conceda la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente,
Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. La potenza benevola e misericordiosa del nostro Dio sia la nostra forza. Andiamo in pace. Salve Mater Misericordiae, Mater Dei et Mater Veniae, Mater Spei et Mater Gratiae, Mater Plena Sancte Grazie, Mater plena.